Lei è il dottore delle piante. Parliamo di dottore per carità. Ma come le è venuta questa idea di salvare le piante? Ma è venuta l'idea così per un ambiente così abbandonato che non sapevo cosa fare, un'attività che era cessata da tempo di fruttivendolo. E ho pensato di fare una cosa diversa, mettere delle piante. Fiori appassiti, piante rinsecchite e trascurate. Ecco chi le cura, il signor Gianni, storico barista di Ponte dei Tadi a Padova, che ha realizzato anche la sua passione per la botanica. A tempo libero e mi diverto, ecco tutto qua. Ovviamente tutto gratis. Ma non ci sono dubbi, assolutamente. E quindi tra il bar e le piante lei passa la sua giornata? Una giornata tranquillo, bellissimo, è un regalo che mi sono fatto, vista l'età che ho, mi sono fatto un regalo. Tutto gratis perché Gianni Boetto non chiede un euro, o meglio una lira, come spiega nel suo cartello appeso fuori al suo spazio vicino al bar di famiglia che gestisce da oltre 50 anni. Una delle più vecchie attività commerciali di Padova, che resiste in una zona in cui molti negozi scappano. E proprio per non lasciare sfitto il locale, lui lo ha attrezzato con le piante che i residenti gli portano. Buongiorno signor dottore, tutto bene? No. Offendi sempre te. Ascolta, qui sono due clienti pure. Ah, lei porta le piante dal signor Sì, Rossi. Ho due piante qui da Boetto, sì. E cosa le ha salvato? Un bonsai e due bonsai. Tutti conoscono Gianni, un'istituzione per gli abitanti di zona Ponte dei Tadi, amante del verde, del giardinaggio. Ha creato anche un piccolo orto e giardino che si affaccia sul fiume. Sempre pronto con consigli e rimedi, ha appena fatto resuscitare anche un ulivo. E per tutti ecco la sua ricetta. È semplicissimo seguirle, non puoi abbandonarle chiuse in casa. Sono natura come l'uomo, hanno bisogno di aria, luce e acqua.